Buonasera a tutti, io sono Sabrina Rominelli e questa sera parliamo di un libro che si intitola Noi siamo un futuro. Lo faccio vedere. È un libro che è stato scritto da 17 scrittori che fanno parte dell'associazione ICWA, Italian Writers Association. Mi stanno facendo dei segni dalla regia quasi. Ok, così. Ok, allora. Vado. Quindi dicevamo 17 racconti scritti da 17 scrittori. Ogni racconto è dedicato a un obiettivo dell'Agenda ONU 2030. Allora, vediamo un po' più nello specifico. Immaginare un mondo più giusto, libero dalla fame e dalla povertà, popolato da individui diversi ma uguali nei diritti, paladini appassionati della bellezza del pianeta su cui vivono, nel rispetto della natura e della pace tra tutti i paesi. La diffusione di questi valori, da sempre al centro della mission della nostra casa editrice, ha trovato piena corrispondenza con i 17 goal, con i 17 obiettivi proposti nell'Agenda 2030, il documento in cui l'ONU ha formalizzato gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Noi siamo il futuro è un libro che raccoglie 17 racconti di altrettanti autori per ragazzi aderenti all'ICWA. Abbiamo affidato alla bellezza e alla potenza delle storie che alcuni tra i migliori scrittori italiani ci hanno donato il compito di incoraggiare i nostri ragazzi a un gioco di squadra, in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte per segnare gol nella partita più importante e decisiva, quella per la costruzione di un mondo migliore. Primo obiettivo, povertà zero. Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo. Nelle zone in via di sviluppo, una persona su cinque vive ancora con meno di 1,25 dollari al giorno. Ma la povertà va ben oltre la sola mancanza di guadagno e di risorse per assicurarsi da vivere in maniera sostenibile. Tra le sue manifestazioni ci sono la fame, la malnutrizione, ma anche l'accesso limitato all'istruzione e agli altri servizi di base, la discriminazione e l'esclusione sociale, così come la mancanza di partecipazione nei processi decisionali. La crescita economica deve essere inclusiva, allo scopo di creare posti di lavoro sostenibili e di promuovere l'uguaglianza. Adesso vediamo quali sono gli obiettivi, io ve li ho un po' riassunti, se poi andate sul sito dell'ONU troverete più obiettivi e più dettagliati, ma io ve li ho riassunti proprio pensando che queste slide potessero essere uno strumento di lavoro da usare proprio in classe con i ragazzi. Allora, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, assicurare che tutti gli uomini e le donne abbiano uguale diritto alle risorse economiche, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazione di vulnerabilità. Il racconto dedicato all'obiettivo numero 1 si intitola Un paese, 5 paese, 100 paese. E l'ha scritto Roberto Morgese. Qui vedete, vi ho messo l'illustrazione. Poi ogni racconto è sempre anticipato, introdotto da una citazione. Nessuna società può essere felice se la maggior parte è povera e miserabile. Allora, questo racconto si ambienta in India. I protagonisti sono cinque bambini, mendicanti, che riescono a sopravvivere chiedendo l'elemosina ai turisti occidentali davanti a un tempietto. Succede che un giorno una turista scivola e prende una sorta alla caviglia e questi bambini preparano per lei una pomata speciale, secondo un'antica ricetta della tradizione indiana, con delle spezie, delle erbe particolari.
E per ringraziarli di quel gesto gentile, la donna offrirà loro l'occasione, un'occasione, insomma, di riscatto. Vediamo l'obiettivo numero 2, fame zero. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. È giunto il momento di riconsiderare come coltiviamo, condividiamo e consumiamo il cibo. I nostri suoli, i fiumi, gli oceani, le foreste si stanno degradando rapidamente. Il cambio climatico sta aumentando i rischi di siccità e alluvioni. Circa 795 milioni di persone nel mondo, ovvero una persona su 9, sono denutrite. La maggior parte delle persone che soffre la fame vive in paesi in via di sviluppo. Allora, vediamo quali sono gli obiettivi, i principali obiettivi. Porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e alle persone più vulnerabili, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l'anno. Garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole che aumentino la produttività, che aiutino a proteggere gli ecosistemi e che migliorino progressivamente la qualità del suolo. Aumentare gli investimenti in infrastrutture rurali, ricerca agricola, formazione e sviluppo tecnologico. Il racconto dedicato all'obiettivo numero 2 si intitola Come un seme e l'ha scritto Enza Emira Festa. Una parte dell'umanità soffre di abbondanza e spreco, l'altra di povertà e fame. Da tempo immemorabile si è perso ogni concetto di armonia nel mondo. Allora, di cosa parla questo racconto? Le buone idee possono trasformare il mondo. Questa è la filosofia di Alice, la protagonista, una ragazza che decide di andare in Africa per una missione di volontariato. Alice arriva in un villaggio sperduto dove si prende cura di un gruppo di bambine senza genitori. Cucina per loro, legge, cerca di insegnare tutto ciò che sa a queste bambine. Eppure sente che non è ancora abbastanza. Quando andrò via, cosa resterà? Si chiede. Ebbene, saranno proprio le bambine a darle l'idea giusta per un nuovo progetto, e cioè dare vita a una piccola azienda agricola. Obiettivo numero 3, salute e benessere. E cioè assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Sono stati fatti grandi progressi per quanto riguarda l'aumento dell'aspettativa di vita e la riduzione della mortalità infantile e materna. Tuttavia, ogni anno muoiono ancora più di 6 milioni di bambini prima del compimento del quinto anno di età. Sono inoltre necessarie altre azioni per sradicare un'ampia varietà di malattie e affrontare diverse questioni relative alla salute. Allora, i traguardi: ridurre il tasso di mortalità materna e porre fine alle morti prevedibili di bambini sotto i 5 anni, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali. Combattere l'epatite, le malattie di origine ibrica e le altre malattie trasmissibili. Garantire l'accesso universale a servizi di assistenza sanitaria di qualità e a prezzi accessibili. Aumentare i fondi destinati alla sanità e al personale sanitario, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Il racconto dedicato all'obiettivo numero 3 si intitola Un nome, una cosa, ed è stato scritto dallo scrittore Fabrizio Altieri. La salute non è assenza di malattia, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che porta a star bene con se stessi, gli altri e l'ambiente. Allora, il racconto è ambientato negli anni 70 e in quegli anni ancora la dislessia non era conosciuta come è conosciuta oggi, perciò i bambini dislessici erano spesso incompresi. Per
Per quanto si impegni, Marco, il protagonista di questo racconto, non riesce a imparare a leggere e scrivere correttamente come i suoi compagni. Il padre pensa che sia un bambino pigro, che non si applica abbastanza, ma per fortuna la madre, molto più comprensiva, escogita un sistema piuttosto originale per aiutare Marco. Obiettivo numero 4, istruzione di qualità. Questo ci riguarda da vicino. Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. Un'istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi. Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l'uguaglianza tra bambine e bambini nell'istruzione primaria, ma ancora pochi hanno raggiunto questo risultato a tutti i livelli educativi. Nei paesi in via di sviluppo, 57 milioni di bambini non hanno accesso all'istruzione. Questo accade soprattutto in Africa. Allora, vediamo i traguardi. Garantire a ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria, che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti. Aumentare il numero di giovani e adulti con competenze specifiche per occupare posti di lavoro dignitosi. Eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale, delle categorie protette in particolare, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene e i bambini in situazioni di vulnerabilità. Allora, il racconto dedicato a questo obiettivo si intitola Il treno per Timbuktu, difficilissimo da pronunciare, della scrittrice Rosa Tiziana Bruno. Una scuola di qualità è quella in cui l'insegnante riesce a fare del sapere un oggetto di desiderio per mettere in moto la vita e allargarne gli orizzonti. Allora, di cosa parla questo racconto? Il treno per Timbuktu viaggia con 7 anni, 9 giorni e 5 ore di ritardo, quindi insomma, un bel po'. Così inizia questo racconto, che è un racconto un po' surreale, ma molto divertente. E il treno viaggia con questa speciale lentezza e attraversa diversi continenti, sostando in centinaia di città. Valica gli oceani a bordo di gigantesche navi, si arrampica sulle catene montuose, oltrepassa i fiumi e nell'arco di questi 7 anni, insomma, accadono un bel po' di cose. Obiettivo numero 5, parità di genere. Allora, raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. Donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma è una condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all'istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà anche economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l'umanità intera. Allora, i traguardi. Porre fine ovunque a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze. Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata sia in quella pubblica. Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership a ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica. Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche. Allora, il
Il racconto dedicato a questo obiettivo si intitola Voglio fare la Mister, devo dire che è uno dei miei preferiti, non voglio pendere, però mi è piaciuto molto, scritto da Emanuela da Ross. È più facile spezzare un atomo che superare un pregiudizio. Allora, uno dei protagonisti di questo racconto si chiama Luca, un ragazzino molto sicuro di sé, all'inizio del racconto. Sostiene che un mister donna non si è mai visto nel calcio e che una donna al massimo può fare la miss. Ma il suo professore di ginnastica non è affatto d'accordo e per dimostrarglielo affida alla compagna Eva il compito di allenare la squadra dei broccoli della scuola, che già è tutto un programma. Insomma, è un bel racconto per affrontare con leggerezza e ironia il tema degli stereotipi di genere, che sarebbe ora che fossero estirpati. Obiettivo numero 6, acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. L'acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere questo obiettivo, ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento d'acqua, servizi sanitari e livelli di igiene inadeguati. Dal 1990 a oggi 2,6 miliardi di persone in più hanno avuto accesso a migliori risorse di acqua potabile, ma ancora 663 milioni ne sono sprovviste. Allora, gli obiettivi: ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile, sicura ed economica per tutti. Ottenere l'accesso a impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti. Migliorare la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose. Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici. Il racconto dedicato a questo obiettivo si intitola Il mezzo bicchiere d'acqua di Efrem di Alberto Meis. E anche questo, devo dire, è un racconto veramente bello. Più ci saranno gocce d'acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza. Madre Teresa di Calcutta, non a caso. Allora, di cosa parla questo racconto? Leo ed Efrem sono due ragazzini molto diversi, perché uno è italiano e l'altro è africano, ma uniti da una profonda amicizia, che si spezza però nel momento in cui Efrem, dall'Italia, fa ritorno al suo paese d'origine, l'Etiopia. Leo ha tutte le intenzioni di mantenere il contatto con questo ex compagno, quindi gli scrive delle email. E anche se non riceve alcuna risposta, non si arrende e continua a scrivergli e a raccontargli la sua vita. In realtà Efrem legge le lettere di Leo, ma non ha il coraggio di rispondergli. Non vi voglio svelare di più, non voglio fare spoiler, quindi spero che lo leggerete. È un racconto molto delicato e intenso che racconta in particolare la siccità e la carestia nella provincia di Somali. Obiettivo numero 7, energia pulita e accessibile. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. L'energia è un elemento centrale per quasi tutte le sfide e le opportunità più importanti che il mondo si trova oggi ad affrontare. Che sia per lavoro, per sicurezza o per la produzione alimentare o per aumentare i redditi. L'accesso all'energia è essenziale. L'energia sostenibile è un'opportunità per trasformare la vita, l'economia e il pianeta. Una persona su cinque non ha accesso a moderni mezzi elettrici. L'energia è la principale responsabile, del cambiamento climatico.
rappresentando circa il 60% delle emissioni di gas serra. Allora, i traguardi. L'obiettivo chiave nel lungo termine è la produzione di energia a bassa intensità di carbonio. Inoltre, migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Garantire accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni. Aumentare considerevolmente la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia e raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica. Allora, il racconto dedicato a questo obiettivo si intitola Alberi a vento e l'ha scritto David Conati. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Allora, per questo racconto vi ho trascritto l'incipit perché secondo me è accattivante e potrebbe incuriosire. L'uomo si appiattì contro la parete del muro di cinta. Sapeva che in quel settore c'era un passaggio nascosto che gli avrebbe permesso di lasciare la zona energetica ultrasegreta sperimentale e di fuggire attraverso i boschi che circondavano il centro. Sotto la giacca teneva stretto il fascicolo di progetti che era riuscito a trafugare prima che lo distruggessero, insieme a tutti i prototipi del suo esperimento. Lui era uno dei fisici che avevano lavorato per anni a un progetto segretissimo che ora, per una strana decisione del Capo Supremo, avevano deciso di smantellare, proprio ora che era riuscito a farlo funzionare. Interrompimi se ci sono le domande, se Allora, dimmi tu. possiamo una prima domanda che è arrivata dalla signora Lucia che ci chiede per che età di lettura è consigliato questo libro e quindi con che classi possiamo insomma lavorarci. Allora, faccio una premessa sull'età di lettura, posso fare questa piccola digressione, perché l'età di lettura è un tema molto dibattuto a scuola e secondo me è molto relativo, perché sappiamo tutti che all'interno delle nostre classi ci sono lettori diversi, ci sono livelli di lettura diversi, anche all'interno, insomma, anche se i bambini o i ragazzi hanno la stessa età. Quindi bisogna valutare innanzitutto il livello di quell'alunno. Fatta questa debita premessa, questo libro secondo me può andare bene a partire da una quarta elementare e naturalmente anche alle medie. Poi ci sono racconti un po' più semplici, altri un pochino più complessi. Sono stati scritti da 17 scrittori diversi, per cui ci sono diversi stili e anche diversi generi letterari, per cui secondo me è molto stimolante lavorare anche nella materia dell'italiano, analizzando questi diversi stili e queste diverse tipologie testuali. Insomma, il libro si presta veramente a tanti percorsi interdisciplinari. Ok, bene, allora, obiettivo numero 8. Lavoro dignitoso e crescita economica. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. Un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. Più o meno la metà della popolazione mondiale vive ancora con l'equivalente di circa 2 dollari al giorno. In molti luoghi avere un lavoro non garantisce la possibilità di sottrarsi alla povertà. Una prolungata mancanza di opportunità di lavoro dignitose, investimenti insufficienti e sottoconsumo portano inevitabilmente a un'erosione di quello che è il contratto sociale di base a fondamento delle società democratiche, secondo cui tutti dobbiamo contribuire al progresso. Quindi una crescita economica e sostenibile richiederà alle società
di creare condizioni che permettano alle persone di avere posti di lavoro di qualità, che stimolino le economie e al tempo stesso non danneggino l'ambiente. I traguardi. Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali e in particolare una crescita annua minima del 7% del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo. Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l'innovazione. Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditoria, la creatività e l'innovazione e che incoraggino la crescita delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari. Allora, il racconto per questo obiettivo si intitola Prodotto Interno Lordo. Ecco, questo è già un racconto un pochino più complesso, in effetti. È stato scritto a quattro mani, da Loredana Frescuna e Marco Tomatis, che spesso scrivono insieme. Il lavoro è fondamentale per la dignità dell'uomo. Allora, che cos'è il PIL? E soprattutto il PIL è un dato sufficiente a stabilire lo stato di benessere di un paese? Il ragazzino protagonista di questo racconto, impegnato a svolgere un tema sull'argomento, cerca di dare una risposta a questo difficile quesito. Obiettivo numero 9, industria, innovazione e infrastrutture. Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'innovazione e un'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Gli investimenti in infrastrutture, trasporti, irrigazione, energia, tecnologia dell'informazione e della comunicazione sono cruciali per realizzare lo sviluppo sostenibile. Si riconosce ormai da tempo che la crescita della produttività e dei redditi, così come migliori risultati nella sanità e nell'istruzione, richiedono investimenti nelle infrastrutture. Senza tecnologia e innovazione, infatti, non vi sarà industrializzazione e senza industrializzazione non vi sarà sviluppo. Allora, i traguardi. Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione a un accesso equo e conveniente per tutti. Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno lordo. Incrementare l'accesso ai servizi finanziari, compresi i prestiti a prezzi convenienti. Migliorare le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie. Allora, il racconto per questo obiettivo si intitola Happy Road e l'ha scritto Vicky De Marchi. Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirà per tutta la vita, Confucio. Allora, i protagonisti di questo racconto sono due fratelli, Addo e Akin. Amano la loro terra, sono nati e cresciuti in Africa, in un villaggio della Sierra Leone, e sono figli di una coppia di contadini. Il loro villaggio è fatto di poche case e di tanta povertà, ma entrambi i fratelli decidono di portare comunque avanti il lavoro di famiglia. Akin è più tradizionalista, mentre Addo è pieno di nuove idee ed è deciso a migliorare e innovare le infrastrutture del suo paese. Obiettivo numero 10, ridurre le disuguaglianze. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni.
La comunità internazionale ha fatto progressi significativi per sottrarre le persone alla povertà. Le nazioni più vulnerabili continuano a farsi strada per ridurre la povertà. Tuttavia, l'ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all'educazione e agli altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i diversi paesi si è ridotta, la disparità all'interno di un medesimo paese invece sta aumentando. Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere universali e prestare attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate ed emarginate. Allora, traguardi. Potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro. Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze anche eliminando leggi e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito. Adottare politiche in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale per raggiungere progressivamente una maggiore uguaglianza. Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone. Allora, il racconto si intitola Rosi dell'Isola Sospesa. Ed è stato scritto da Chiara Valentina Segre. Anche per questo racconto vi leggo l'incipit. Se voi avete, ah, scusatemi, c'era prima la citazione. Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, io reclamo il diritto di dividerlo in diseredati e oppressi da un lato e privilegiati e oppressi dall'altro. Gli uni sono la mia patria. Gli altri, i miei stranieri, questo l'ha detto Lorenzo Milani, che tutti conoscete, è stato un grandissimo maestro. Allora, questo è l'incipit del racconto Rosi dell'Isola Sospesa. Mi svegliai di soprassalto. La gola bruciava e crepitava come l'aria bollente del deserto che avevamo attraversato. Non so più se erano passati giorni o mesi o anni. Mentre un brivido percorreva il resto del mio corpo gelato. I piedi erano bagnati e facevano talmente male che pensavo mi sarebbero cadute le dita al primo scossone del gommone. Eravamo circondati dall'oscurità, non il buio sereno della notte che culla il mondo per farlo rinascere il mattino seguente, che come una coperta tiepida accarezza le acace in Senegal. Era un'oscurità innaturale che nemmeno la luna o le stelle, sparpagliate a perdita d'occhio su quel mare di inchiostro, riuscivano a penetrare. Era l'oscurità dei demoni, della disperazione, della guerra e della violenza, quella che circondava il gommone in equilibrio precario sulle onde. La sigaretta di Tariq, lo scafista, ardeva come gli occhi degli spiriti maligni o forse del diavolo in persona. Ma non era per la sete che si era fatta insopportabile, né per il freddo che paralizzava i nervi che mi ero svegliata. Seini, la mia bambina, era stesa accanto a me. Dormiva, ma le sue palpebre sbattevano, i capelli erano fradici di sudore, il respiro troppo veloce. Tremava da capo a piedi, ma la fronte ardeva. Molto intenso, questo è molto bello. Molto. Allora, obiettivo numero 11. Tu interrompimi se c'è qualche domanda, magari al prossimo. Allora, città e comunità sostenibili. Tanto mi sa che siamo a metà, 18:35, quindi ci siamo anche con i tempi. Allora, rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro. Le città hanno permesso alle persone di migliorare la loro condizione sociale ed economica. Tuttavia, persistono molte sfide per mantenere i centri urbani come luogo di lavoro e prosperità, ma che
che allo stesso tempo non danneggino il territorio e le risorse. Le sfide imposte dall'ambiente urbano includono il traffico, la mancanza di fondi per fornire servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati e il degrado delle infrastrutture. Allora, vediamo i principali traguardi di questa Agenda 2030 dell'ONU. Garantire a tutti l'accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base, riqualificando i quartieri poveri. Garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade e potenziando i trasporti pubblici. Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo, ridurre l'impatto ambientale negativo delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti. Fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici che siano sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili. Allora, il racconto si intitola Nessuno vola solo ed è stato scritto da Isabella Salmoirago. Mi basta un affiorare di luci nella nebbia per pensare che partendo di lì metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta di Italo Calvino. Nessuno vola da solo, lo stormo è la nostra forza, quindi questo è il nucleo centrale del racconto. La voce narrante di questa storia è piuttosto originale, infatti è quella di un uccello appartenente alla specie dei codalunga, il quale compie il suo primo lungo volo migratorio verso zone più calde. Quando lo stormo si ferma in una grande città, il protagonista, spinto dalla curiosità di conoscere meglio questo grande nido di umani, come lo vede lui dal suo punto di vista, sorvola tutta la città e ne osserva gli abitanti. Domanda? Sì, allora ci scrive Paola che si complimenta anche per la chiarezza delle slide, quindi Grazie, grazie, ci ho questo merito lavorato, della devo nostra dire, ho relatrice. studiato. Ci chiede se Noi siamo il futuro possa essere un testo adatto anche per un percorso di educazione civica con i ragazzi, sia della Certo, primaria che della secondaria di primo grado. perché come potete, insomma, come avete potuto vedere, gli argomenti sono tanti, sono i più diversi e ruotano proprio intorno a quella che è la formazione del cittadino, l'educazione del cittadino, no? A 360 gradi prende veramente in considerazione tutti gli aspetti. E quindi sì, secondo me si può fare un bel percorso di educazione civica. Faccio un esempio, si potrebbe fare una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane, dedicarsi a uno di questi obiettivi e quindi da una parte leggere il racconto e dall'altra affrontare la parte più, diciamo, teorica legata all'ONU e intorno a questi nuclei costruire poi delle attività. E secondo me si presta molto bene, è un percorso lungo e ben strutturato che, insomma, non dico che è già pronto, però è un'ottima base dalla quale partire. Allora, quindi obiettivo 12, consumo e produzione responsabili. Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo. Per consumo e produzione sostenibili si intende la promozione dell'efficienza delle risorse e dell'energia, di infrastrutture sostenibili, così come la garanzia all'accesso dei servizi di base, a lavori dignitosi e rispettosi dell'ambiente e a una migliore qualità di vita per tutti. La sua attuazione contribuisce alla riduzione dei futuri costi economici, ambientali e sociali, al miglioramento della competitività economica e alla riduzione della povertà. Il consumo e la produzione sostenibile puntano a fare di più e meglio con meno, cioè la legge del minimo sforzo, insomma, la legge dell'economia. Un esempio:
Ogni anno circa un terzo del cibo prodotto, corrispondente a 1,3 miliardi di tonnellate, per un valore pari a circa 1.000 miliardi di dollari, finisce nella spazzatura dei consumatori o dei commercianti. Oppure va a male, viene perso a causa di sistemi di trasporto o pratiche agricole inadeguati. Vediamo gli obiettivi. Raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Dimezzare almeno lo spreco alimentare globale pro capite e ridurre le perdite di cibo durante la catena di produzione e di fornitura. Ridurre la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo. Accertarsi che tutte le persone in ogni parte del mondo abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza di cosa significa sviluppo sostenibile e di uno stile di vita che possa essere in armonia con la natura. Supportare i paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità scientifiche e tecnologiche per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili. Il racconto si intitola Tutti insieme siamo un mare di Giuliana Facchini. Devo lasciare un biglietto a mio nipote, la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è. Allora, questo racconto anche è molto bello perché c'è il confronto tra due generazioni, quella della protagonista e la generazione della nonna. La nonna di Anna ha vissuto la guerra e ha patito la fame. Ai suoi tempi il cibo non si sprecava come al giorno d'oggi. Infatti la nonna dice in un dialogo: in campagna mia nonna, quindi la bisnonna della protagonista, teneva le scorte di grano nei sacchi e macinava quello che le bastava per impastare il pane che si sformava 1 o 2 volte alla settimana. Non si sprecava nulla. Oggi in questa parte del mondo produciamo quintali di pane, non riusciamo neanche a consumarlo tutto. Quindi la nonna consiglia alla nipote: non sprecare il cibo tu per prima, Anna, devi dare l'esempio. Ma non cambierebbe nulla, nonna. I miei genitori, risponde la nonna, mi hanno insegnato a coltivare la speranza, altrimenti non avrei sopportato la fame o visto la fine della guerra. La speranza riempie la pancia e non ti fa sentire i crampi. Allora, obiettivo numero 13, questo è l'obiettivo di cui sentiamo parlare di più in questo periodo, agire per il clima. Quindi lotta contro il cambiamento climatico, promuovere azioni a tutti i livelli per combattere questo cambiamento, che interessa i paesi di tutti i continenti. Esso sta sconvolgendo le economie nazionali con costi alti per persone, per le comunità e per i paesi in generale. Le persone stanno sperimentando gli impatti significativi del cambiamento climatico, quali ad esempio il cambiamento delle condizioni meteorologiche, l'innalzamento del livello del mare e altri fenomeni meteorologici ancora più estremi. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività umane, sono la forza trainante del cambiamento climatico e continuano ad aumentare. Attualmente sono al loro livello più alto nella storia. È una questione che richiede soluzioni coordinate a livello internazionale al fine di aiutare i paesi a muoversi verso un'economia a bassa emissione di carbonio. Questo è, diciamo, l'obiettivo principale. Vediamo insomma gli altri. Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali. Integrare le misure per contrastare il cambiamento climatico nelle politiche nazionali. Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati e nei piccoli stati insulari in via di sviluppo.
con particolare attenzione a donne, giovani e alle comunità locali marginali. Allora, il racconto si intitola L'Angelo Verde di Stefano Bordiglioni, che conoscerete tutti perché è uno scrittore famosissimo. Il cambiamento climatico è reale, la sfida è avvincente e più a lungo aspettiamo, più difficile sarà risolvere il problema. Quello che dice anche una ragazzina che si chiama Greta. Allora, dopo aver visto, infatti questo racconto secondo me dovrei chiederlo a Stefano, ma secondo me lui si è un po' ispirato a Greta, perché anche Greta, io ho letto molte cose su di lei, anche Greta, diciamo, la sua idea di scioperare o comunque il suo forte turbamento rispetto al cambiamento climatico è nato proprio nel momento in cui ha visto un documentario alla televisione che l'aveva particolarmente scioccata, colpita, e anche questo racconto comincia così. Allora, dopo aver visto in televisione un documentario che mostra gli effetti devastanti del cambiamento climatico, Luciana si sente molto triste. A 10 anni non è incoraggiante pensare che gli adulti ti stanno lasciando un pianeta che rischia di estinguersi. Schiacciata da questa sensazione di impotenza, quella sera la bambina fa fatica a prendere sonno. Ma quando infine si addormenta, nei suoi sogni incontra un angelo verde. È una creatura particolare, si tratta di una curiosa pianta volante con grandi rami ricoperti di foglie e di fiori. Ha una voce che si alimenta di rosmarino. E le propone di portarla con sé in un viaggio attraverso il pianeta Terra per scoprire scoprirete leggendo il racconto. Ok, allora la vita sott'acqua. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Gli oceani del mondo, la loro temperatura, la loro composizione chimica, le loro correnti, la loro vita, influenzano i sistemi globali che rendono la Terra un luogo vivibile per il genere umano. L'acqua piovana, l'acqua che beviamo, il clima, le nostre coste, molto del nostro cibo e perfino l'ossigeno presente nell'aria che respiriamo sono elementi regolati dal mare. Nel corso della storia, gli oceani e i mari sono stati e continuano a essere canali vitali per il commercio e il trasporto. Quindi un'attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro sostenibile. Il 40% degli oceani del mondo è pesantemente influenzato dalle attività umane, il cui impatto comprende l'inquinamento, l'esaurimento delle riserve ittiche e la perdita di habitat naturali lungo le coste. Allora, i principali obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU: ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'acidificazione degli oceani anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli, aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare le capacità di ricerca e di trasmissione della tecnologia marina con lo scopo di migliorare la salute dell'oceano, potenziare la conservazione e l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse, applicando il diritto internazionale. Allora, il racconto dedicato a questo obiettivo si intitola Un oceano di plastica, scritto da Fulvia degli Innocenti. Esistono due culture contrapposte. Una vede l'acqua come qualcosa di sacro, da distribuire equamente per preservare la vita. L'altra come una merce, cioè vede l'acqua come una merce, e tratta il suo possesso e commercio come diritti di impresa. Allora, questo racconto è ambientato in Thailandia. E ci insegna che ognuno di noi può dare il proprio contributo per la salvaguardia dell'ambiente.
A darci l'esempio è un gruppo di scout che, unendo le proprie forze a quelle di un'associazione ambientalista, decide di ripulire le spiagge dai rifiuti. Ma questo è soltanto l'inizio di un progetto molto più ambizioso, che prevede di coinvolgere anche gli adulti, compreso il sindaco. Obiettivo numero 15, vita sulla terra. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. Le foreste coprono il 30% della superficie terrestre e, oltre a offrire cibo sicuro e riparo, sono essenziali per il contrasto al cambiamento climatico e la protezione della biodiversità. Le foreste costituiscono l'habitat di oltre l'80% di tutte le specie terrestri di animali, piante e insetti. Ogni anno vanno persi 13 milioni di ettari di foreste, mentre il persistente deterioramento dei terreni ha portato alla desertificazione di 3,6 miliardi di ettari. La deforestazione e la desertificazione, causate dall'attività dell'uomo e dal cambiamento climatico, pongono sfide considerevoli in termini di sviluppo sostenibile. E hanno condizionato le vite e i mezzi di sostentamento di milioni di persone che lottano contro la povertà. Infatti, il 74% dei poveri nel mondo sono direttamente colpiti dal deterioramento del suolo. Traguardi: combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di suoli degradati. Garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile. Intraprendere azioni efficaci per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e proteggere le specie a rischio di estinzione. Allora, il racconto si intitola La pianta di limone, scritto da Mara Dompé. Questa è una citazione di Antonio Gramsci. Odio gli indifferenti e il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto a ognuno di loro di come ha svolto il compito che la terra gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. Allora, avete mai sentito parlare dello Svalbard Global Seed Vault? È un posto pazzesco, dice una delle protagoniste di questo racconto, un'enorme cassaforte di semi che si trova su un'isoletta del Mar Glaciale Artico. E questa non è un'invenzione letteraria, esiste veramente. E quindi, se volete saperne di più, leggete questo racconto in cui si parla dell'importanza dei semi e non solo. Allora, siamo addirittura d'arrivo, direi che ce la facciamo a leggerli tutti, tentiamo di no. Allora, obiettivo numero 16, pace, giustizia e istituzioni solide. Questo obiettivo è dedicato alla promozione di società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile. Si propone inoltre di fornire l'accesso universale alla giustizia e di costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. Tra le istituzioni più affette da corruzione vi sono la magistratura e la polizia. Lo Stato di diritto e lo sviluppo sono caratterizzati da una significativa interrelazione e si rafforzano a vicenda, rendendo tale compresenza necessaria per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale. Allora, traguardi: ridurre ovunque in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità a esse correlato. Porre fine allo sfruttamento dei bambini e a tutte le forme di violenza nei loro confronti. Garantire pari accesso alla giustizia per tutti, combattere tutte le forme di crimine organizzato, ridurre la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme e allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle istituzioni di governance globale.
Il racconto si intitola Lorenzo il ministro di Ermanno Detti. La principale speranza di armonia nel nostro tormentato mondo risiede nella pluralità delle identità, refrattarie a linee di confine invalicabili a cui non si può opporre resistenza. Allora, cosa parla questo racconto? Il primo ministro Caldera è invitato a una trasmissione televisiva in diretta nazionale e non sa, nessuno l'ha avvisato, che dovrà vedersela con una ragazzina che si è infiltrata tra il pubblico in sala, si chiama Lorenza, e ha tutte le intenzioni di metterlo in difficoltà con le sue domande ardite. Allora, obiettivo numero 17, partnership per gli obiettivi, anche questa è difficile da pronunciare, questa parola. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. Per avere successo, l'agenda per lo sviluppo sostenibile richiede partenariati tra governi, settore privato e società civile. Queste collaborazioni inclusive, costruite su principi e valori, su una visione comune e su obiettivi condivisi, mettono al centro le persone e il pianeta. Sono necessarie a livello globale, nazionale e locale. Investimenti a lungo termine sono necessari nei settori chiave, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Tali settori comprendono l'energia sostenibile, le infrastrutture e i trasporti, così come le tecnologie di informazione e di comunicazione. Obiettivi: mobilitare ulteriori risorse economiche per i paesi in via di sviluppo da più fonti, promuovere un sistema di scambio commerciale universale, regolamentato, aperto e senza discriminazioni e multilaterale, accrescere la coerenza politica per lo sviluppo sostenibile e incoraggiare e promuovere partnership, ce l'ho fatta, efficaci nel settore pubblico, tra pubblico e privato e nella società civile. Ok. Questo racconto l'ho scritto io. Si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai di vita per milioni di creature che lottano contro la fame. E la strada della pace è quella che noi dobbiamo seguire. Allora, questo è l'incipit del mio racconto. Il muro era già lì quando Anna è nata, c'è sempre stato, da quando è nato suo padre e suo nonno, il padre di suo nonno. Un muro che taglia il paese come una ferita, una lunga cicatrice mai del tutto rimarginata. È un muro ormai vecchio, smangiato dalle muffe, invaso da rampicanti pervicaci, il cemento consumato dal trascorrere di un anno dopo l'altro. Eppure resiste, con slancio si erge verso l'alto, orgogliosamente fedele al suo dovere, dividere. Il muro era già lì quando Fadi è nato, è sempre stato lì, da quando è nata sua madre, sua nonna e la madre di sua nonna. Un muro che corre fino al mare, come se volesse andarsi a buttare nelle acque, a frugarci dentro. È un muro cadente, che non è mai caduto, inespugnabile. È stato eretto per impedire alle persone di passare dall'altra parte. Ok, allora, prima di passare alle domande finali, volevo introdurvi queste unità di apprendimento per lavorare in classe con il libro, queste UDA. Le troverete sul sito, poi adesso vi faccio vedere l'indirizzo proprio complete. Io qui ve l'esemplifico. Allora, nell'unità di apprendimento numero 1 ho immaginato che si possa mettere in scena il racconto di Tiziana Bruno, Il treno per Timbuktu, perché secondo me è un racconto che si presta molto alla teatralizzazione, dato che ci sono molti personaggi, molti dialoghi, quindi potrebbe proprio andare bene per una lettura teatralizzata o per un piccolo spettacolo. La seconda unità di apprendimento che ho immaginato invece è dedicata all'obiettivo della pace e come compito di realtà si potrebbe scrivere un libro collettivo
che raccolga le biografie di grandi uomini e grandi donne che hanno lottato per costruire la pace del mondo, che lottano ancora oggi per costruire la pace del mondo. E attività numero 3, invece, l'ho dedicata alla lotta al cambiamento climatico e ho pensato che si potrebbe creare con i ragazzi un opuscolo divulgativo che spieghi le cause del cambiamento climatico in corso e che naturalmente proponga dei comportamenti virtuosi da mettere in atto quotidianamente per contrastarlo. Allora, quindi questo è l'indirizzo del blog. Tanto bello, oh, che assurda. Ok. Aiuto, ho perso il mouse. Ah sì, l'ho ritrovato. Sì. Allora, se fate scorrere questo articolo, sotto i simboli dei 17 obiettivi, trovate proprio scarica le UDA, quindi cliccate qui. E potete vedere le UDA proprio complete. Vediamo un po'. Apri. Ok, quindi vedete. Qui c'è il regista che mi sta facendo. Ok, i segni strani, sì. Quindi vedete che ho proprio messo le competenze chiave europee, le evidenze ad esse correlate, le discipline che potrebbero essere coinvolte in queste unità didattiche. Naturalmente poi sono solo dei suggerimenti e degli spunti, poi ognuno di voi le completerà e le modificherà a seconda delle esigenze della propria classe, quindi i destinatari, la tempistica, vedete la valutazione. Qui c'è il piano di lavoro, così come l'ho immaginato io, ma ripeto, voi lo sapete meglio di me, dipende dalla classe, da insomma, tante cose, è solo un esempio. E qui avete la consegna agli studenti. E uno spunto per fare poi una relazione individuale dello studente per l'autovalutazione. C'è la 2, la 3. Non mi fate domande troppo difficili, perché già lo No, so. allora intanto sono arrivati veramente tanti complimenti, ne leggo uno, tantissimi complimenti per come è stata strutturata la lezione, molti obiettivi da raggiungere in un modo semplice seguendo il percorso suggerito, grazie molto, quindi è stato insomma apprezzato anche la strutturazione Bene. del webinar. E direi di chiudere, sono arrivate tante domande, però in particolare con quella della signora Anna, che relazione proprio al tuo racconto, quindi il muro, e che insomma è piaciuto molto, e ci ha chiesto a cosa ti sei ispirata e quindi come hai lavorato un po' per la scrittura di questo racconto, ecco. Allora, io mi sono ispirata molto alla realtà. E quindi sono andata a cercarmi tutti gli articoli, tutta la letteratura che ho trovato sull'argomento del muro, perché a quanto pare negli ultimi anni i muri sono aumentati. È stato abbattuto il muro di Berlino, ma nel frattempo ne sono stati eretti molti altri. E quindi ho guardato filmati, ho letto articoli e ho cercato di capire nei vari paesi del mondo questi muri che cosa rappresentano e che tipo di impatto hanno sulle persone. E a partire da questo poi ho inventato il mio racconto, immaginando che questo muro divida. Cioè, da una parte e dall'altra di questo muro ci sono dei ragazzini che cominciano a comunicare tra di loro attraverso un buco, una fessura con dei bigliettini. E questo gioco li coinvolge perché sono curiosi di conoscersi e di sapere che cosa c'è dall'altra parte, perché non possono vedere al di là del muro. E insomma, poi non voglio E spoilerare. chiudiamo con la signora Maria che ci ha scritto adesso. E
e ci dice che trovo che la narrazione collettiva esalti il pensiero e induca a condividere il progetto. Non sarebbe utile realizzare racconti in piccoli gruppi? Eh sì, certo, bellissimo, questa è una bella idea per costruire un laboratorio o un'altra unità didattica, quindi anche in classe potete provare a inventare dei racconti sulla scorta di quelli che avete letto, magari mutuando alcuni stili o alcune tipologie, partendo sempre dai traguardi, dagli obiettivi dell'agenda. Bene, allora grazie mille. E buona serata e buon lavoro soprattutto.